Sovrintendenza, invece qui è più grave, di Liguria. In Liguria c'è un presidente che si chiama Totti, il quale ha avuto un'idea che si può anche guardare con tenerezza, di mostrare nei luoghi più belli delle Cinque Terre, a Porto Venere, che questi luoghi sono luoghi degni d'onore, e ha messo un red carpet, quindi uno cammina e l'ha messo anche a Porto Venere. Naturalmente Porto Venere è un luogo monumentale che forse non ha bisogno di nessun tappeto rosso, però mi pare una cosa veniale. Ora, la stessa sovrintendenza che ha consentito Piazza Verdi alla Spezia, cioè una cagata di uno stronzo, di sindaco di merda, che ha montato degli archi di cemento armato colorati, distruggendo una piazza meravigliosa, quella sovrintendenza storce il naso sopra il tappeto rosso. Ora, non bisogna difendere Totti, ma capire la proporzione. Oltretutto, quegli stessi funzionari del comune che oggi ha cambiato amministrazione, che non è più di centro-sinistra, non c'è più quel balordo di prima, però sono gli stessi funzionari che insistono nel loro errore e ottengono l'approvazione della sovrintendenza anche per un luogo poeticissimo, Scalinata Cernaia, che quelli che abitano ricordano come un luogo di alberi, alberi abbattuti, tagliati malamente, vogliono toglierli ancora, con la sovrintendenza che in quella scalinata dice si possono togliere gli alberi e dice no al tappeto, non rompete il cazzo, cari sovrintendenti, a Urbino come in Liguria, io non vi lascio stare, vi brucio il culo. Quindi o bloccate Scalinata Cernaia, oppure se dovete rompere i coglioni a Totti per fare quelli che sono capaci di capire dei valori estetici, siate altrettanto severi per gli orrori fatti dalla giunta di La Spezia precedente e che i funzionari cercano di perpetrare. Chiaro? Quindi, caro funzionario, io non ti mollo, ti prendo per il collo e il tappeto rosso te lo metto nel buco del culo. Chiaro?